Avendo noi fatto l'università come prima infrastruttura culturale scientifica elevata, si è poi fatto l'Istituto Trentino di Cultura, ha poi creato altri istituti di ricerca che sono in un certo senso laterali, ma che però si inquadrano in un unico progetto, che è appunto il progetto di un Trentino dotato di strutture culturali, scientifiche e di ricerca scientifica veramente elevate. Nel 1962 nasce l'Istituto Trentino di Cultura, ITC, come prima pietra di un progetto che punta a dotare la comunità trentina di una propria università. L'obiettivo progettuale è la cultura, unita ad altre finalità, che vanno dall'attivazione di corsi superiori di studi all'organizzazione di conferenze e convegni, dalla creazione di una biblioteca fino alla realizzazione di pubblicazioni e alla promozione di premi culturali. Tra le peculiarità del neonato ITC vi è la compresenza tra i soci, a cominciare dalla provincia autonoma di Trento, di enti pubblici e associazioni private. Subito dopo il varo della legge istitutiva dell'ITC, il 12 settembre 1962, viene fondato l'Istituto Superiore di Scienze Sociali, trasformato nel 1972 in Libera Università degli Studi di Trento, articolata nelle facoltà di Sociologia, la prima a livello nazionale, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Economia e Commercio. Nel tempo, altre facoltà si aggiungono, fino alla statizzazione dell'Ateneo Trentino, avvenuta nel 1982. Fino a quella data, l'impegno principale dell'ITC riguarda dunque la gestione delle nascenti facoltà, il sostegno del diritto allo studio, l'affiancamento alla ricerca accademica di centri di studio in grado di attrarre il meglio delle competenze scientifiche italiane ed oltralpe. A questo scopo vengono creati l'Istituto Storico Italo-Germanico il 3 novembre 1973, l'Istituto di Scienze Religiose il 29 dicembre 1975 e l'Istituto per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, IRST, il 21 settembre 1976. Nei decenni successivi, l'ITC continua ad investire in attività e progetti di ricerca, capaci di creare ricerca di avanguardia come calamita per far convergere intelligenze a livello internazionale e incrementare i fattori di crescita culturale ed economica del Trentino. A Bruno Kessler viene intitolata la fondazione che dal 1 marzo 2007 è chiamata a continuare il percorso seguito dall'Istituto Trentino di Cultura nei suoi oltre 40 anni di attività. La trasformazione istituzionale, organizzativa e funzionale dell'originario ente strumentale della provincia è finalizzata a rendere l'Istituto di Ricerca un soggetto in grado di promuovere la ricerca nel settore scientifico e umanistico. Fin dalla sua nascita, e ancor più oggi con i suoi 11 centri di ricerca, FBK mira alla ricerca di eccellenza e all'impatto per massimizzarne le ricadute sulla società, e in particolare su un territorio, il Trentino, che percepisce sempre più l'importanza di utilizzare l'innovazione scientifica al fine di garantire la crescita della società e del suo sistema economico, nonché la sostenibilità dell'ambiente.